Nell'Istituto Comprensivo Sant'Elia Commenda si svolgono numerosi progetti innovativi ed interessanti che aprono la scuola al territorio e non solo. Quello più importante di tutti e di cui siamo orgogliosi è il progetto Erasmus Plus 2016-2018 che coinvolge 6 paesi europei: Spagna, Italia, Grecia, Polonia, Romania e Turchia. Sul nostro blog vi terremo aggiornati su tutte le attività connesse al progetto fino al grande evento di maggio. Ma vogliamo iniziare con un'intervista a chi ha dato l'opportunità a noi ragazzi di vivere questa esperienza: la professoressa Manfreda, docente d'inglese nella nostra scuola. Buongiorno, Mrs. Manfreda. Grazie per averci concesso questa intervista per il nostro blog. Per chi ci segue fuori dalla scuola, ci può spiegare che cos'è il progetto Erasmus Plus? Il progetto Erasmus Plus è un progetto europeo rivolto non solo agli alunni, ma anche ai docenti di tutte le scuole e di tutti i gradi. Come mai il tema di questo progetto è la sana alimentazione e il corretto stile di vita? Tra le priorità della comunità europea, la buona e sana alimentazione, il corretto stile di vita, è un tema fondamentale. Dalle ultime ricerche, l'Italia è risultata con un alto tasso di obesità, soprattutto nella fascia di età dai 9 ai 12 anni. Sembra che, in un certo senso, l'eccessiva offerta di cibo e la qualità scadente del cibo offerto stia influendo notevolmente sulle caratteristiche fisiche, quindi poi psicologiche, della nostra popolazione infantile. Tra i paesi che deriscono dal progetto, quale conosceva meglio e qual è stata la scoperta? La scoperta, per ciò che mi riguarda, è stata la Romania. La Romania era un paese che non avevo mai visitato, un paese che mi ha sorpreso favorevolmente, un paese molto verde e soprattutto un paese in crescita, con tanto movimento, tante strade in costruzione, edifici e soprattutto il calore della gente. Mi ha veramente sorpreso. Dall'inizio dell'anno ad ora hai avuto modo di visitare le scuole della Grecia, della Romania e della Turchia. Come sono e quali sono le differenze rispetto alla nostra scuola? Allora, le scuole che ho visitato erano diverse per utenza e per costruzione e logistica. La scuola della Romania era una scuola semplice, ma come ho detto precedentemente, una scuola con gente molto accogliente, con alunni molto propensi a conoscere e far parte dell'Europa. La scuola della Grecia era una scuola già ben avviata, un'ottima struttura, e una scuola, possiamo dire, di un certo livello, con utenze di un certo livello socio-economico, e infine la Turchia, una scuola, devo dire, di eccellenza, con enormi possibilità e potenzialità. Qual è l'aspetto più bello dell'Erasmus? Beh, una volta conosciuto l'Erasmus non se ne può più fare a meno. L'Erasmus permette a docenti e ad alunni di conoscere diversi stili di apprendimento e insegnamento. Permette di migliorare le competenze informatiche, tecnologiche e permette di conoscere altri stili e culture di paesi europei e di sentirsi parte di questa unione. Unione che non è, per ciò che mi riguarda, secondo il mio parere, per niente in declino, ma è assolutamente in crescita. Grazie a voi.